avvicinando verso le... Stiamo avvicinando verso le 11, Paolo dovrà tornare in auto a Venezia, Alberto domattina all'aereo all'alba per andare in giunta, per cui io do le parole al sindaco di Sant'Orso Pietro Menegozzo per alcune battute finali. Io sono breve perché comunque domani mattina dobbiamo correre tutti, no? Mi collego a un'affermazione fatta prima da Paolo Cacciari: non si può diventare cittadini attivi ogni 5 anni al momento del voto. La cittadinanza è un processo attivo tutti i giorni, ma per essere attivo ha bisogno di informarsi, e informarsi è faticoso. Questa sera abbiamo fatto un po' di fatica e ci siamo informati, ma è fondamentale in un momento in cui la pubblicità è passata per informazione, in cui stare davanti alla televisione e assorbire notizie ma non approfondirle e non farle proprie, ecco, fare serate come queste è fondamentale, è faticoso, la democrazia e la partecipazione sono faticose, ma bisogna rimettersi in gioco, soprattutto dopo che per anni il senso della collettività e del bene comune si è annacquato nei confronti di uno spirito individualista che ci ha pervaso un po' tutti. Quindi è fondamentale riappropriarsi di questo, e in questo senso, ad esempio, è passata in sordina quella famosa cancellazione di 50.000 poltrone fatta dall'ex ministro Calderoli, in cui le 50.000 poltrone erano prevalentemente di consiglieri comunali, per cui nei comuni sotto i 1.000 abitanti è prevista la presenza di un borgomastro e neanche del consiglio comunale, neanche di un assessore, dove il numero dei consiglieri comunali è stato ulteriormente ridotto. Quindi noi qui stiamo parlando del confronto tra democrazia partecipata e democrazia rappresentativa, ma stiamo perdendo elementi effettivi di democrazia, perché è fondamentale la democrazia e il confronto. L'altro aspetto: ci dobbiamo abituare a confrontarci con chi la pensa in maniera diversa senza insultarci, perché anche chi ha idee diverse a volte ha ragione, e l'abitudine al confronto la dobbiamo ricostruire, perché è così che nasce effettivamente la partecipazione, che ha i suoi tempi, che dobbiamo reinventare. Perché se io penso a come sono nate le banche popolari, per dire, le banche popolari sono state un meccanismo di partecipazione in cui dalla parrocchia, dal circolo operaio via, alcuni mettevano insieme i soldi e nasceva la banca popolare. L'assenza di controllo, l'assenza di interesse, l'assenza di partecipazione ha fatto sì che le banche popolari attualmente siano banche come tutti gli altri. Ecco, se parliamo di partecipazione dobbiamo parlare anche di impegno e di informazione, altrimenti sono parole è una parola vuota. Ecco, vi ringrazio tanto, soprattutto chi ha avuto il coraggio questa serata qua, ma io conosco i cittadini dell'Alto Vicentino e dicevo, infatti, guardate che anche con la neve arriveranno, infatti è stato così. Buona serata a tutti.